Signori, ci troviamo oggi a pochi giorni dal Capodanno in un tempio del gusto, una dimora della elegante ristorazione. Siamo a Montepulciano, fattoria del Cerro, Villa Grazianella, con l'amico Stefano. Buongiorno. Buongiorno Stefano, cuoco che da tanti anni racconta la toscanità nel mondo. Ma oggi, Stefano, ci devi raccontare il tuo menù creato per Capodanno. Senz'altro un menù che racconta il territorio. Quindi partiamo da un piccolo entrée, un flan cavolo nero, classica verdura toscana per eccellenza durante il periodo invernale, con una piccola fonduta di pecorino. Una mia interpretazione del verzino, che non è senz'altro toscano, ma ho toscanizzato con la cinta senese, un ripieno di cinta senese, un verzino cinta senese su una vellutata di polli. A seguire dei tortellini di chianina, con un brodo di chianina e cappone mostrare. Avremo poi una tagliatella con un ragù bianco di cinta senese e dei funghi porcini trifolati. Piatto principale di tutto il menù, dopo un assaggio di cotechino della Valtichiana, Bravissimo. con due lenticchie portafortuna, sempre per restare in Toscana. Un filetto, che è qui di fronte a noi, un filetto di chianina, bestie vaccine allevate completamente all'aperto, certificate. Qui siamo intorno ai 40-45 giorni di frullatura con dei porcini trifolati e in questo caso con un tartufo nero uncinato che è stato scagliato sopra. Per chiudere, bellezza, senz'altro il nostro divino andrà abbinato, per chiudere bellezza oltre ai classici dolci della tradizione senese, quindi cavallucci, ricciarelli, panforte e panettoni artigianali, una crostata che si rifà un pochino alle antiche tradizioni. Le pere al sagrantino, che è una vecchia ricetta, le pere alla badia della Badia di Cottimborra, le pere cotte nel vino rosso con tutte le spezie, io le ho utilizzate per fare una crostata con le pere al sagrantino passito, che è uno dei nostri vini dolci che proviene dalla tenuta di Umbria, con una ganache al cioccolato, la sua riduzione stessa di Io direi sagrantino passito. capolavoro, veramente la mente e il Speriamo. cuore sono appagati, il palato lo sarà Speriamo. Questo lo assolutamente. diranno i commensali alla fine. Certo. Peraltro diciamo, Stefano, che la serata è quasi al completo, forse ancora un Sì, tavolo. manca qualche Ecco, posto. ce lo abbiamo, però quello che è bello e fondamentale è che questa pepita di tubero uncinato e a millimetro zero. Sì, questo Abbiamo viene visto il dalle nostre zone. cagnolino che si dirigeva verso quella roverella, quel carpino, quel cerro e si riporta a casa questo meraviglioso tartufo. Perché diciamolo che qui Tenute del Cerro, fattoria del Cerro, è la terra vocata per i grandi vini. Però lì accanto nasce anche Sua Maestà il Tartufo. E nella tua cucina non poteva mancare un piatto così importante. Assolutamente. Ecco, io direi a questo punto, a tutti coloro che ci seguono, che qui è un'oasi della bellezza, è un luogo del culto, è un luogo dello stare bene, anche perché chi degusta fino a tardi può anche trovare un alloggio, se ce n'è ancora rimasto. Vi invitiamo a prenotare per venire in questa residenza del gusto. I vini corteggiano amabilmente i piatti dell'amico Stefano e a tutti voi che ci seguite vogliamo augurare un bel fine anno, ma anche un meraviglioso 2024. E un brindisi lo facciamo, Alla nostra, Stefano, grazie. alla bellezza, alla voglia di vivere e anche a un'accoglienza meravigliosa come io ho sempre trovato qui a Villa Grazianella. Buon anno a tutti! Buon anno.